Claudia Campanaro si è spenta nel proprio letto, all'età di 19 anni. La sindrome di Prader-Willi, la rara malattia che ormai da tempo si era in lei manifestata, è stata più forte. La vicenda di questa ragazza era balzata sotto i riflettori delle cronaca a fine ottobre, quando, accompagnata da Babbo Giuseppe, Claudia era andata in pellegrinaggio sino a Roma per incontrare Papa Francesco. Un incontro breve, al termine di un viaggio che sembrava non dovesse aver mai fine, che riuscì comunque a riportare il sorriso e la speranza nella famiglia Campanaro. Da oltre un anno, infatti, Claudia aspettava il rinnovo da parte dell'INPS dell'indennità legata alla propria disabilità e che le era stata assegnata all'età di 7 anni. Nelle mani del Santo Padre, Babbo Giuseppe consegnò tutta la documentazione sul caso nella speranza di poter sbloccare la pratica. A raccogliere a casa Claudia al rientro dal viaggio nella capitale, la mamma Patrizia e la sorella più piccola, che non hanno mai smesso insieme al padre di starle accanto, accudendola sino all'ultimo. Tifosissima dell'Inter, Claudia era attesa da un altro viaggio, questa volta da Piano Gentile, per incontrare i propri idoli, un viaggio che si sarebbe dovuto tenere oggi. Quello che resta in chi l'ha incontrata, a chi ha parlato con i suoi genitori, è l'immagine di una ragazza forte e sorridente, con una gran voglia di vivere nonostante il male che l'aveva colpita. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Quarrata.